Io amo tantissimo il silenzio e mi piace proprio considerarlo non come un momento di vuoto, però necessariamente è un contenitore in cui c'è spazio per poter dire le cose. Quindi è per questo c'era una volta il silenzio, perché nel silenzio io riesco ad ascoltare. C'era una volta il silenzio. Il silenzio aveva due valigie, da cui non si separava mai. Un'inclinazione naturale che sfiorava fino a quando decise di parlare. Nessuno le diede mai delle spiegazioni. Certe. Chi spenderebbe e decisero del tempo che non avrebbero mai più permesso a nessuno. Ho scelto la favola perché è corta, quindi in un periodo di poca attenzione. È un formato delicato, non è invadente, non è invasivo, ma forse è proprio perché non è invasivo. Magari riesce ad andare un pochino più a fondo. Signori, Davide Di Leo in arte, busta.